edizione straordinaria ha conferito il premio Nobel al dottor Franz per la scoperta del bosone di Franz. Buongiorno, grazie. No, grazie ancora del vostro entusiasmo. Effettivamente ci troviamo di fronte a una scoperta straordinaria, la più grande scoperta della scienza. Quando scopriranno gli alieni sarà una cosa insignificante in confronto a questa. In quanto io, direttore generale e coordinatore del proto sincro scrotone di Ginevra, io, in qualità di divino scienziato occulto, dopo anni e anni abbiamo cercato la componente ultima del mondo, la particella di Dio. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo diviso l'atomo. Abbiamo diviso l'atomo e siamo andati a dividerlo ancora più in basso, ancora più giù. Volevamo farlo a pezzi questo atomo, perché ci stava sui maroni questo atomo, vederlo intero. Allora lo abbiamo fatto a pezzi e abbiamo fatto a pezzi anche i pezzi, lo abbiamo sbriciolato e alla fine ce l'abbiamo fatta! Io ce l'ho fatta! Ho trovato la particella ultima dell'universo! Grazie a tutti. Grazie per questo premio straordinario che volete conferirmi. In realtà ci troviamo di fronte alla scoperta più straordinaria, più incredibile che la scienza abbia mai ottenuto. È la componente ultima e finale del mondo. Siamo riusciti a scendere nell'infinitamente piccolo, a con distanze nemmeno lontanamente pensabili. Le ultime particelle le abbiamo divise ancora, abbiamo preso il martello e poi il trapano e poi abbiamo trapanato anche il buco del culo degli elettroni. E io, il signore della scienza, ho trovato finalmente la particella indivisibile, finale, la componente ultima dell'universo. E oggi io voglio presentarla a voi! È grande, appena un brusco di un brusco, che immaginatevi che se un neutrino ha un brufolo sulle chiappe, ecco, il brufolo del brufolo è ancora più piccolo e noi l'abbiamo trovata. Ecco, siamo riusciti a costruire un modello tridimensionale per dimostrarvi come è fatta la particella di Dio, il bosone di Franz. Ecco, io ve la mostrerò in anteprima mondiale. Considerate che tutto quello di cui è fatto l'universo è composto da questa particella. Eccola! Questa è la particella di Dio! Tutto il mondo è composto da questa